ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che, come avete visto dal titolo, sarà un What I Eat in a Day, ovvero un cosa mangio in un giorno. Mentre sono nella mia postazione super comoda, ovvero la mia scrivania, non potete vederla ma è qua giù, vi dico già che ho appena finito di fare colazione, come avete visto dalle clip. Ho fatto la stessa colazione anche ieri perché devo dire che, non so, è un periodo in cui non ho molta voglia di cucinare, soprattutto appena mi sveglio, poi la fame non è molta, quindi gallette con avocado è proprio la scelta migliore e mi piace tanto metterci anche la curcuma e il pepe perché mi sembra di essere più sana, capito? Volevo approfittare di questo momento per aggiornarvi un attimo, proprio due secondi, anche sul lato allenamento. Ok, devo essere sincera, la mia costanza con gli allenamenti in quest'ultimo periodo è sparita totalmente. Totalmente. Questo è uno dei motivi per cui appena faccio un allenamento, anche se semplice, oppure per la vecchia Silvia, diciamo, sarebbe stato semplice, il giorno dopo ho dei DOMS assurdi da ogni parte. Questo è il caso di oggi. Ieri ho fatto un allenamento che veramente, per gli standard a cui ero abituata, posso definirlo ridicolo perché non ho fatto chissà che, ma ho un dolore alle spalle, alle gambe, ai quadricipiti, ai glutei. Niente, volevo condividerlo con voi. Sì, lo so, vi ho detto che ho perso la mia costanza nell'allenarmi, ma l'unica cosa è prenderne coscienza e riniziare subito a allenarsi come prima. E questo è quello che sto cercando di fare io e quello che farò io. Quindi sì, ok, è stato un periodo quello di me che non mi allenavo, ma ora si rinizia tutti i carichi. E niente, volevo aggiornarvi su questa cosa perché mi piace essere sincera con voi. Ora penso che mi cambierò il pigiama, mi darò una sistemata e ci vediamo per il pranzo. Allora, è ora di pranzo e io inizio subito a cucinare qualcosa. Penso che oggi opterò per broccoli, strano, cavolfiore, fagioli rossi che mi piacciono tantissimo e condirò tutto con dell'olio d'oliva. Non so come facevo prima quando non lo mangiavo, perché sì, ok, ci sono vari pareri e può non essere la cosa più sana del mondo, però penso che non sia, diciamo, il killer vegano, quindi ogni tanto mi piace includerlo nei miei pasti, soprattutto se mi aiuta a mangiare con più facilità degli alimenti che sono sani, come appunto l'insalata o altri tipi di verdure, quindi perché no? E iniziamo subito con la preparazione. Allora, chiedo venia per il mio errore di prima, ho fatto cascare broccoli e cavolfiore. Volevo farvi vedere l'olio con cui condirò questo bel piattino, perché è un olio un po' diverso, diciamo. Ecco, è già quasi arrivato a fine, perché è veramente, veramente buono. Come vedete è più verde del solito, è più verde che giallo. Questo perché è l'olio di stagione fatto dal frantoio. Gliel'ha dato un amico al mio babbo, un suo amico, e quindi è proprio quello buono, diciamo, perché sono andati a raccogliere le olive, poi sono subito andati al frantoio e hanno fatto l'olio, infatti. Come vedete il colore è nettamente più, anche fluo se vogliamo, è un pochino più acceso e è verde invece che giallo. Se trovo ora una bottiglia di olio comprata al supermercato ve li metto a confronto. Ecco, diciamo che con questa si capisce abbastanza bene e questo è anche abbastanza verde rispetto a quelli che vedo di solito, che sono proprio più gialli, però vedete proprio la differenza di colore. E ovviamente quest'olio qui di sapore è nettamente meglio, un pochino più asprino se vogliamo, però è meglio, cioè si sente la qualità. Quindi ora andrò a mettere un cucchiaio di questo olio qua.
Allora ragazzi, questa entrata così non... no. Allora ragazzi, sono appena tornata da l'Esselunga a fare un po' di spesa con i miei genitori, ma io principalmente ero andata là per la mia zucca. E vi faccio brevemente vedere che cosa mi sono presa per me, non vi faccio vedere tutta la roba, solo le cose mie. Allora, i broccoli surgelati che ho già messo in freezer, quindi non li riprendo. Poi ho preso la mia cioccolata fondente, che sono stata troppi giorni senza mangiarla, tipo due. Patate dolci, una scatolina di stevia perché mi era finita, una bottiglia di aceto di mele, se lo mette a fuoco, sì. C'è Achille che stanno usando il cavalletto e non voglio che butti giù tutto. Poi ho preso due avocadi, latte di soia e infine la star della serata, ovvero la mia zucchetta Delica, che vedete è incredibilmente sporca, però secondo me se la lavo uscirà fuori un bel color verde scuro, che è quello che vogliamo quando cerchiamo la zucca Delica perfetta. Cena di stasera con zucca Delica, me la faccio tutta perché è piccolina e penso che la mangerò insieme a dell'avocado e magari ci unisco anche un po' di pomodorini, siccome mia mamma ha preso anche i pomodorini, perché avocado e pomodori si sa che è buono e ci sta bene, quindi sì. Ti metto subito a cucinare la zucca, ci vorrà tipo una mezz'oretta e dopodiché preparerò il resto. Allora, la luce non è delle migliori perché mi punta proprio qua, però volevo aprire con voi la mia zucchetta e volevo anche sperare con voi che sia degna di essere chiamata zucca Delica. Ok, a noi due. Ma cosa? Ragazzi, è la zucca più dura che abbia mai trovato, ma scherzi? Ce l'abbiamo fatta! Yeah! La luce è poca, però secondo me ci siamo più o meno. Non è la zucca Delica perfetta che tutti noi amiamo, ma possiamo dargli una chance. Scusatemi, comunque sia, ho finito di cenare e ora, come coccola serale, mangerò questa cioccolata calda che mi avete visto fare, mi sembra, nell'ultimo o penultimo What Ate in a Day. E se siete interessati a come si prepara, vi lascio il video qua o qua, non mi ricordo bene dove viene, però vi lascio il video così ci potete cliccare e vedere se la ricetta di questa buonissima cioccolata calda. Ora vado a godermi un po' di relax mentre mangio questa cioccolata. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel like, lasciate un commento e fatemi sapere qual è il pasto che avete preferito e la parte del video che avete preferito. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ricordate di attivare la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che posterò qualche video. E niente, da noi è tutto, ci vediamo nel prossimo video e vi do un bacione. Ciao ciao!